Pronto? 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 Non risponde nessuno. Mannaggia. Pronto? E ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. È così che vi succede quando dovete chiamare Sky o quando avete un problema, chiamate il servizio clienti e non sapete quello che fare. Quindi oggi il vostro tecnico digitale vi spiega come risolvere alcuni problemi senza dover chiamare il servizio clienti. Quindi iniziamo! Allora, eccoci qua. Come al solito, chiamare i call center è una cosa veramente frustrante. Se avete problemi e non sapete quello che fare, c'è sempre i video del vostro tecnico digitale che vi spiega passo passo come risolvere alcuni problemi. Ma se avete problemi in generale e non sapete chi contattare, c'è qua il vostro tecnico digitale che vi spiega alcune cosine. Allora, la prima cosa da iniziare è controllare il tipo di problema. Se avete un problema, ad esempio, problemi di connessione, o il vostro mini non funziona, o ci sono dei problemi sul segnale che vi dice di staccare la corrente e riattaccare, la prima cosa che dovete fare non è chiamare il vostro servizio clienti, ma prima cosa da fare è scollegare tutti i cavi dalla corrente e anche dell'antenna, se in quel caso è necessario, e riavviare tutto. Se serve, se avete problemi anche con il decoder mini, dovete provare a staccare anche la connessione internet, cioè il vostro router di casa, perché alcune volte questi tipi di problemi non sono difesi sempre dal decoder di Sky o dalla parabola, ma se avete un problema di connessione, potrebbe essere anche il vostro modem, router, quello che sia, che ha problemi di connessione e quindi non vi fa funzionare. Come altra cosa da valutare è il collegamento dei cavi dietro, perché che succede? Alcune volte, e molti clienti mi chiamano anche per questo motivo, che per un caso sbagliato, cioè qualcuno ci va a pulire lì dietro e per sbaglio stacca l'antenna senza volerlo, il segnale non arriva dalla parabola. Quindi la seconda cosa da andare a controllare è vedere se tutti i cavetti dietro al decoder sono collegati. Se tutti i cavi sono collegati in maniera corretta e senza alcun problema, se non hai visto collegare il decoder, ti invito ad andare sui miei video che spiega come rifare il connettore e la presa internet. L'ultima cosa da fare è vedere attentamente tutte le connessioni. Le connessioni in che senso? Le connessioni sia del decoder che dell'impianto, perché potrebbero essere alcuni tipi di connessioni che vi creano questi problemi. Un altro fatto è tutta la connessione che avete. Come ultima cosa, dopo aver fatto tutti questi controlli, cioè prima cosa la connessione se avete problemi di connessione, se avete problemi di parabola, un'altra cosa da fare è staccare e riattaccare la spina di corrente e vedere tutti i cavetti dietro. Mi raccomando, vedete se i cavetti si sono spostati o tutta la connessione. Poi un'altra cosa che dovete andare a fare è vedere se avete prima di tutto un decoder Sky Q o un decoder Mat-Sky. Perché che può succedere? I decoder Sky Q, se avete problemi di segnale, sicuramente o deriva dal cavo o deriva dalla parabola. Se siete in un condominio, la prima cosa da fare è andare a chiedere a qualche vostro vicino di casa che ha Sky se riesce a vederlo. Quindi capirete se è un problema che deriva dalla parabola condominiale o direttamente dalla casa vostra. Un altro problema che dovete vedere è
Se avete ancora un vecchio decoder MySky, dovete andare a vedere le impostazioni di impianto, se quello è impostato in SCR. Per questo tipo di impostazioni ti invito a vedere il mio video qui sopra, dove spiega come reimpostare l'impianto del MySky in SCR. Se alla fine avete fatto tutte queste prove e non vi funziona il segnale, l'unica cosa da fare, prima cosa da fare, è contattare il vostro tecnico. Perché questo? Perché Sky, prima cosa che vi fa fare sono tutti i test, tutte le prove e il vostro tecnico con pochi passi vi può spiegare come poter risolvere alcuni determinati problemi. Se avete questi determinati problemi, prima chiamate il tecnico. Se non vi risponde il tecnico, chiamate il servizio clienti. Il servizio clienti ovviamente vi faranno tutte le domande del caso, tutte le spiegazioni, ma voi potete andare lì e chiedere anche un intervento del tecnico che poi Sky manderà al tecnico e il tecnico vi contatterà di conseguenza. Se già lo conoscete o avete il tecnico digitale a disposizione con tutti i suoi contatti, vi lascio come sempre qui sotto il link in descrizione, mi potete contattare direttamente o addirittura chiamate Sky, se dipende dalle zone ovviamente. E contattate Sky, ovviamente c'è il costo per la manutenzione che a seconda dell'anzianità, a seconda di varie cose, Sky vi dirà il prezzo della manutenzione. Il tecnico arriverà a casa vostra e nessun problema. Quindi, quello che vi ho detto di fare è questi semplici passaggi. Mi raccomando, il numero 0291 71 71, chiamate lì o addirittura chiamate il vostro tecnico digitale se siete nella zona delle Marche o i vostri tecnici di fiducia. Quindi questo era un video per spiegarvi come risolvere questo tipo di problemi e non rimanere attaccati al telefono per un'ora senza risolvere un tubo. E niente, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like e soprattutto, mi raccomando, ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale.